Eccoci qua amici con una nuova recensione, questa volta vi parlo della Pilot Heritage 91. Abbiamo già visto l'unboxing? Sì, certo, allora vado veloce. Questa è la versione Orange, l'ultima arrivata, molto bella, come stacca bene sul nero, su questo vellutino nero. La Orange è una... Accidenti, l'astuccio, mi raccomando, l'avete sentito, è una ghigliottina, eh? Quindi avvisati tutti quanti. La Orange è l'ultima arrivata, ma è anche la prima della classe. Perché? Perché è la prima penna, ve l'ho detto, che potete acquistare con il pennino interamente in oro. La prima penna perché è quella che ha il primo prezzo. Non ci sono altre penne che in quest'ordine di spesa vi possano dare un pennino in oro massiccio come questo. Tra l'altro un pennino Pilot. Devo spendere ancora due o tre parole su Pilot? Qualcuno non la conosce? Qualcuno non sa forse che sono tra i pennini meglio realizzati, i pennini più appunto più costanti nel rendimento? Sì, è vero, se la batte, restando sempre nell'ambito orientale con i Sailor, però insomma, non so se il mio cuoricino palpita un pochettino di più per Pilot, non lo so, e comunque non voglio dirvelo, perché comunque insomma sono due marchi estremamente interessanti entrambi, però comunque Pilot ha senza dubbio una penetrazione nel mercato che spazia dalle stilografiche alle penne, quelle a gel, quelle ad inchiostro liquido, ce n'è per tutti i gusti, che sia una penna da 3 euro o una penna da 800 euro se non addirittura di più. Ha le stesse caratteristiche di qualità. Poi ci sono le macchie che sono straordinarie, ma vabbè, stiamo divagando. Pilot Heritage 91. La Pilot Heritage 91 eredita un pennino che è quello che viene identificato come numero 5. Pilot ha una misura, chiamiamola così, per i propri pennini a seconda delle serie nei quali vengono montati, che vanno dal numero 3, il 5, il 10, il 15, il 20, il 25 e pensate fino al 50, la magnifica Urushi in lacca rossa o nera. Strumenti straordinari e purtroppo, insomma, che pochi possono permettersi perché sono penne davvero anche impegnative. Però, se le avete mai viste e mai tenute in mano, vi spiegate anche perché siano così belle e anche apprezzate. Sono veramente molto belle. La Orange viene a darci una bella botta di colore perché, tutto sommato, la Pilot, insomma, non è che abbia una fantasia esagerata nei prodotti, quelli di prezzo base. E prezzo base non intendo certo queste qua, perché è vero che la Prera e altri segmenti ci forniscono delle penne colorate, ma in questo ambito tutto sommato c'è un borgogna, c'è un nero, qualche edizione in verde, forse un blu, però insomma mancava la nota di colore. La Orange viene a dare questa nota di colore. La Orange, come la Custom 74 che ho nella mano sinistra, adotta un pennino di misura 5 e infatti se volessimo smontare il gruppo scrittura potremmo andare a sostituirlo perché è pari pari, è identico. Una ha le finiture dorate, l'altra ce l'ha argentata, in questo caso la Heritage 91. Però è lo stesso, questo per dirvi che se a casa avete un'altra stilografica che sia appunto una Heritage, una Custom 74, potete andare a sostituire integralmente il gruppo scrittura solo per il piacere di provare come scrive. Tanto è vero che vedete che viene mantenuta questa laccatura nera che è quella che accompagna un po' tutti i colori della Heritage, perché insomma è un'economia di scala che comprendiamo con facilità visto il prezzo con il quale ci viene venduta. Il pennino di questa stilografica è un pennino B che non vedo l'ora di andare a provare, anche se vi sto mentendo chiaramente perché ho già provato per voi. Andiamo a dare un'occhiata un po' più da vicino a questa penna. Pilot, scritto inciso qui sulla clip, una clip semplice, classica come tante altre, però è ben levigata sotto, quindi non ci crea problemi quando dobbiamo andarla ad inserire o a sfilarla. Vedete, non ci dà assolutamente problema, anzi, devo dire la verità, è meglio di altre
che equipaggiano penne più importanti. Una veretta, eccola qua, più grande ed una più piccolina, giusto per dare un po' un tocco, diciamo, di eleganza alla penna. Sia il fondello che l'estremità del cappuccio, come vedete, sono colorate di nero. Quindi anzi, la colorazione, per così dire, appartiene al cappuccio e al fusto, ma non nelle parti terminali. Anche il gruppo scrittura, come vi ho mostrato prima, è in lacca nera. Questo invece è il pennino. Il pennino è un numero 5, vediamo se riesco a tenerlo a fuoco. È un numero 5 con tutte le incisioni che caratterizzano questi pennini, che sono anche belli a vedersi, a me piacciono e soprattutto poi scrivono molto bene. Numero 5, secondo me, è uno dei più belli di tutta la serie. Innanzitutto è quello che novera più gradazioni, perché Pilot ne fa di tutti i colori, per tutti i gusti, dal pennino musicale, il pennino soft fine, soft medium fine, medium, il musicale, ce n'è davvero per tutti i gusti, oltre alle gradazioni classiche, fine, medio, broad. C'è anche un fine medio che caratterizza questa serie. Quindi non resta che andare a provarlo, non prima di avervi mostrato il caricamento. Il caricamento è un caricamento a cartuccia o converter. Eccolo qua, bello questo converter. Sì, è bello questo converter perché, oh, era anche un po' carico e io ho fatto la mia. È bello questo converter perché, come è giusto che sia, ultimamente i produttori lo stanno facendo in solido, ancorato al gruppo scrittura. Questo ci permette di caricarlo senza il patema che si stacchi dal gruppo e ci finisca nel calamaio, e poi oltretutto possiamo anche impugnarlo comodamente qui, e anche quando abbiamo meno inchiostro non ci troviamo nella difficoltà di andare a sporcarci le dita addirittura per caricare l'inchiostro. Quello che mi piace, lo vedete, ci sono queste sferette, queste palline che sono state inserite dal produttore per rendere più fluido lo scorrimento dell'inchiostro, per continuare a miscelarlo ogni volta che andiamo ad usare la penna. Molto intelligente, molto interessante, è quello che vi ho sempre così invitato a fare anche nelle cartucce e nei converter. Tagliate una cartuccia che ne avete ormai consumato, ci sono per dire le vecchie Pelican che hanno un pallino dentro, lo tagliate, lo buttate nel vostro converter. Vi aiuta senza dubbio ad avere una fluidità maggiore nell'inchiostro. È anche serrato molto bene, perché? Perché comunque, eccolo qua, l'innesto è quello di una cartuccia Pilot. Però, come avete sentito e come vedrete adesso, quando viene messo a pressione, ecco, c'è proprio da avere un bel clip e non si stacca neanche se volete. Questo ci permetterà quindi di caricare l'inchiostro direttamente da qui. Ora vado, però siccome l'avevo già provata, ce n'è ancora un po', lo tolgo. Ecco, di andare a caricare l'inchiostro per la prova della scrittura. L'inchiostro che ho scelto è niente poco di meno che il Lamy Blue Black. Andiamo a vedere questo pennino Broad con l'inchiostro Lamy. Vediamo come scrive. Che bellezza comunque. Che bellezza, perché avere una penna che scrive bene, che parte subito, che scrive bene, non ci sono altri termini, è una bellezza. Ma voi mi direte, ma tutte le penne scrivono bene o comunque dovrebbero farlo? Sì, è vero, metto i puntini di sospensione, dovrebbero farlo, ma non tutte le penne lo fanno. E poi comunque la piacevolezza della scrittura prescinde comunque dal prezzo di una penna. E cioè, è vero che, insomma, se compro una penna che ha un pennino in oro, un corpo ben tornito, magari in pochi pezzi per mantenere una solidità strutturale, è chiaro che pagandola 600, 700, 800 euro, che possono essere, deve scrivere bene, ma per forza la qualità c'è tutta. Ma le sorprese sono più in queste penne, quelle da medio prezzo, che poi è la fascia, una delle fasce, diciamo, più gettonate, perché sono quelle le penne, insomma, belle che ci si comincia a comprare, quelle che vanno appunto fra i 100, i 150, anche i 200 euro per farsi proprio un bel regalo. Questa è molto bella. Il pennino è un pennino
Che cosa apprezziamo? Apprezziamo intanto la pienezza del tratto. Vedete che il pennino B, che scriva per così, che scriva per cos'ha, il tratto è sempre un B. Trovo anche che conceda delle sfumature. Certo, perché? Perché è un pennino broad, è un pennino largo, quindi è uno di quelli che ci consente di mettere in evidenza le caratteristiche dell'inchiostro e quindi un po' di sfumature, un po' di shading. Ma poi è pronto, vedete, cioè è un pennino scorrevole. Del resto è un pennino in oro, 14 carati. Heritage. Il pennino è un pennino di gradazione 5. L'inchiostro che stiamo utilizzando è un Lamy. Io che non sono un appassionato del tratto B, perché non è uno stub, non è un medio, eccetera. Mi piace così tanto questo broad della Pilot che veramente sono molto 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 contento. Guardate come scrive. Il pennino broad richiede inchiostro. Com'è questo pennino dal punto di vista delle sensazioni della scrittura? Molto molto valido, assolutamente. Andiamo per gradi. È un pennino rigido, hard o soft? Beh, è un pennino rigido, senza dubbio, lo mettiamo da questa parte, però guardate che quel poco, e dico poco, che dando un po' di pressione, quel poco riusciamo a farlo, e non è tanto la variazione del tratto, quanto la sfumatura che l'inchiostro prende. Ora sto andando leggero, sto andando molto leggero, quindi per forza si comporta così, solo per farvi vedere con una pressione normale e con una pressione extra come l'inchiostro, che abbiamo detto essere un Lamy, prenda delle colorazioni diverse dovute alla fittezza dell'inchiostro che con poca pressione ne arriva poco, con una pressione media ne arriva di più e con un po' più di pressione, con un tratto più deciso, ne arriva ancora di più. Bello, quindi promosso assolutamente sotto questo aspetto. La penna è comoda? Eh beh sì, è comoda. Lo potete vedere anche dall'impugnatura, da come sia rastremata, ma tutto in continuo. Questo non potete sentirlo. Ve lo faccio vedere io. È molto comoda. Vedete come questa svasatura morbida proprio accoglie le dita, le invita proprio a coccolare la penna. Bellissimo, fatto molto bene questo punto qua. Quindi ci consente scrittura. Certamente, pagine, righe di scrittura, assolutamente. Poi il tratto è un tratto molto deciso perché non è un broad di quelli super arrotondati. Vedete che se lo corico da un lato, così sono dritto, lo corico un po', vedete come diventa sottile ma continua a scrivere. Vedete? Ora chiaramente se lo giro troppo è chiaro che non scriva, però una piccola variazione. Tenendo il pennino coricato, variazione di tratto, riesco a farla, vedete? Eccolo qua. È chiaro che non è il modo consueto col quale si impugna la penna e con la quale si scrive, però possiamo farlo. La mettiamo alla prova con i movimenti più difficili da compiere e come vedete tutto superato a pieni voti. Bella la Orange, un bel pennino che mi ha conquistato. Andiamo a vedere come riesco a scrivere. Scriviamo in stampatello, scriviamo veloce. Cerchiamo invece adesso di farlo in maniera più. Guardate che bello. È molto preciso questo pennino, pur essendo un broad che generalmente è un po', insomma, è nella sua opulenza, tanto inchiostro, eccetera. Questo è molto rigoroso. Proviamo
così, proviamo più lenti. E poi vedete come si lascia un po', cioè come aderisce alle richieste. Confidenza, certo, confidenza, che è la caratteristica più bella, è quello che chiederemo a tutte le penne. Voglio scrivere in piccolo. Tra l'altro, vedete, stringo un pochettino per mostrarvi. Scrivo in piccolo con la punta come andrebbe impegnata, piccolo con eritage, ma il pennino è così appunto che se corico un pochettino e inclino di più, riesco a scrivere in piccolo con la eritage 91, diventa quasi un'altra penna, ancora più bella di quello che è. Ottimo questo pennino, risultato, valutazione finale, ottimo. Mi piace molto e, beh, insomma, è una colorazione anche un po' diversa da quelle classiche. Ci vuole un po' di colore, ve lo dice uno che ha... Le penne che ho poi solitamente sono abbastanza scure, se non nere, insomma, è una bella nota di colore che ci sta nello scrittoio. Cari amici, vi aspetto alle prossime recensioni. Un saluto a tutti da Marco Chiari.